Con i suoi progetti e le sue buone pratiche, l'IRCCS IRCA può diventare un modello per tutta la sanità regionale e nazionale e il convegno organizzato nella sede di Via della Montagnola ad Ancona dal titolo Laboratorio multiregionale per lo sviluppo dell'integrazione sociosanitaria del paziente anziano ha rappresentato l'occasione privilegiata per mostrare le buone pratiche già messe in atto dall'Istituto. L'IRCA come istituto di ricerca in questo momento con le sue buone pratiche si sta contestualizzando tutto quello che è il panorama nazionale, panorama legislativo, parto dalla PNRR, dalla missione 1, 5, 6 e dalla stessa legge 33 che è la legge per gli anziani che praticamente coniuga le due missioni, la 5 e la 6, ovvero integrazione sociosanitaria, integrazione ospedale territorio. È un voler prendere in carico l'anziano a 360 gradi, praticamente dagli stili di vita, dalla prevenzione, dalla medicina di iniziativa, fino a portare i servizi al domicilio del paziente, nel creare un continuum assistenziale che non sia solo ospedalocentrico, ma che praticamente riguardi tutti gli ambienti di vita del paziente, soprattutto il domicilio, andando ad applicare quella che è la continuità di cura con i diversi setting assistenziali e l'intensità di servizio. Ma quali sono queste buone pratiche? Sono praticamente buone pratiche, modelli organizzativi già messi a terra, già operativi. I punti salute è l'esempio classico della presa in carico del paziente con l'ausilio della tecnoassistenza evolutiva, ovvero telemedicina, che incomincia dal livello territoriale con l'infermiera di famiglia. Stiamo sperimentando anche le nuove politiche del personale con l'infermiera di famiglia che esegue ed effettua esami che poi rappresentano quelli delle maggior liste d'attesa, ECG, holter cardiaco, holter pressorio, spirometria, visita dermatoscopia. E quindi il paziente si reca nel punto salute. Abbiamo attivato Acqua Santa Terme a Pignano. A Pignano l'esempio è in una casa, in un'aggregazione funzionale territoriale di medicina generale, dove il paziente ha la sua ricetta dematerializzata in mano, si reca dall'infermiere di famiglia, prende l'appuntamento, l'appuntamento può essere anche ovviamente prenotato attraverso CUP e viene erogata la prestazione, viene effettuata la prestazione, poi l'infermiera di famiglia teletrasmette la prestazione agli specialisti IRC che teleferteranno l'esame. Parlavo prima di continuum assistenziale, avete sentito negli interventi dei colleghi, l'abbiamo voluto estendere perché IRC non è solo Regione Marche, ma IRC è un istituto multiregionale a prevalenza geriatrica e gerontologica anche in Lombardia e in Calabria, dove stiamo sperimentando la presa in carico con la telemedicina, e quindi questo è importante anche per l'aderenza terapeutica dei pazienti, a Cosenza con la presa in carico di pazienti con broncopneumopatia cronico-ostruttiva e con scompenso cardiaco, e invece a Merate in Lombardia stiamo praticamente sperimentando la teleriabilitazione, quindi pazienti che hanno avuto ictus o che hanno avuto insufficienza respiratoria che ritornano a casa e continuano a fare la loro fisioterapia al domicilio, seguiti praticamente da un'equipe multidisciplinare e multiprofessionale in ospedale. Un evento organizzato in collaborazione con Regione Marche, Agenas e Federsanità. Obiettivo: rispondere ai bisogni quotidiani di una società che invecchia, come ha detto il vicepresidente assessore alla sanità Filippo Saltamartini. Sì, questo è un importante progetto ed esperimento dell'IRCA, che è uno dei pochi istituti italiani che si occupa di invecchiamento attivo, di geriatria, e con i progetti che la Regione ha approvato, quindi il piano sociosanitario e la stessa aziendalizzazione del sistema, vogliamo mettere a frutto questa importante attività che mette in luce per esempio un accesso enorme delle persone meno giovani nei pronti soccorso, il problema della carenza di assistenza molto spesso dai servizi sociali, dei servizi pubblici, ma anche delle famiglie. Diciamo che l'IRCA è un po' un fiore all'occhiello del sistema sanitario nazionale, merita naturalmente di essere finanziato in modo molto maggiore, quindi lo rivendico e lo rivendicheremo anche nei rapporti con l'esecutivo nazionale,
E tuttavia, ecco, è importante anche sottolineare che questa piccola regione ha dei collegamenti con due presidi, uno in Calabria e uno in Lombardia, e oggi sono presenti un po' tutti. Il modello dell'IRCA poi ha una particolare rilevanza perché con loro abbiamo avviato i due punti salute in cui sul territorio i cittadini possono misurare la pressione, possono garantire delle prestazioni con telemedicina, quindi elettrocardiogramma, holter pressorio, holter cardiaco, visite dermatologiche, e questi punti nel programma della regione ne dovremmo aprire una cinquantina, quindi l'IRCA è arrivata a tre. Adesso ci attendiamo dalle altre aziende sanitarie che si possa avviare questo percorso. Peraltro questo percorso è rafforzato anche dall'accordo che abbiamo raggiunto con i medici di medicina generale, che ha costato alle casse della regione e del servizio sanitario 4 milioni, ma che dà incentivi per rafforzare le associazioni funzionali territoriali, cioè l'aggregazione di medici, di pediatri, di specialisti ambulatoriali, per garantire quei servizi territoriali che purtroppo durante gli anni del Covid e successivamente noi non abbiamo garantito, e che è stato il problema dell'afflusso enorme nei pronti soccorso con i codici bianchi e i codici verde. E l'approccio innovativo è alla base anche dei progetti di longevità attiva. IRCA, ad esempio, partecipa al gruppo operativo di agricoltura sociale Marche. Tutto questo alla luce di un progressivo invecchiamento della popolazione, che secondo l'Istituto Superiore di Sanità nel 2050 sarà composto per oltre un terzo da ultra 65 anni. Allora, il dato è ormai noto a tutti, è che noi abbiamo 14 milioni di anziani sopra i 65 anni, di cui 4,2 milioni vivono soli. Ora, qui il problema è un fatto di presa in carico di persone non autosufficienti nella cosiddetta punta della piramide, ma di fatto noi abbiamo milioni di persone che hanno ancora una vita attiva e una possibilità di autosufficienza, e quindi l'obiettivo è una presa in carico sociosanitaria e non solo sanitaria. Perché diversamente le carenze sociali generano malattia, così come le malattie, ahimè, generano problemi sociali. Numeri impressionanti anche per quanto riguarda la solitudine, l'abbandono di queste persone. Ora, quello che è successo è che con l'aumentare dell'età media dei nostri concittadini succede che queste persone necessitano proprio di una inclusione sociale e di una, più che altro, comunicazione con i loro simili e con gli altri. Teniamo conto che nel nostro paese gli anziani hanno un ruolo determinante anche nel sostenere le fragilità dei nostri giovani, e quindi bisogna eliminare, diciamo così, l'abbandono e la segregazione di queste persone vera e propria. E non c'è bisogno solo di medicina, di sanità. Noi abbiamo cominciato come Agenas a collaborare con i sindaci, con ANCI e con Federsanità già prima della pandemia, proprio per cercare di individuare dei percorsi sociosanitari di inclusione, e dalle buone pratiche emerse oggi, ad esempio qui nelle Marche, ma anche in altre regioni, naturalmente, perché questo è un percorso che va intorno a tutte le regioni, e a creare una comunità di pratica. Questa comunità di pratica è già stata, diciamo così, humus per il DM77 e per il PNRR, dove Agenas, con il suo direttore, ha avuto un importante ruolo nella costruzione delle norme, ma anche della emersione delle attività vere e proprie, perché le norme da sole non producono cambiamento. Dunque Agenas, Federsanità, ANCI stanno lavorando nell'osservatorio per l'emersione delle buone pratiche, e le Marche sicuramente ne hanno diverse da proporre, essendo una regione molto vivace nella progettualità. L'intento dell'Osservatorio delle Buone Pratiche di Integrazione Sociosanitaria, osservatorio che è stato promosso da Federsanità, da ANCI e da Agenas, è proprio quello di raccogliere in giro per l'Italia le migliori esperienze di integrazione sociosanitaria concrete che sono state già realizzate, non pensate o progettate, e farne degli esempi utili a una comunità di pratica e a beneficio di tutte le altre regioni. Si crea in tal modo una comunità di pratica che elabora le migliori pratiche
di integrazione sociosanitaria e nelle regioni Marche si sta evidenziando stamattina quanto ricca sia il patrimonio di integrazione sociosanitaria e poi farne un patrimonio a supporto delle politiche nazionali, a sostegno delle politiche nazionali. Quindi si parte dal basso, rilevando, condividendo, promuovendo un dibattito e uno stimolo tra le regioni che è il compito dell'osservatorio. Il filo conduttore e l'obiettivo qual è? Ma il filo conduttore è quello di realizzare dopo concretamente decenni politiche attive a favore dell'integrazione sociosanitaria in maniera che ai cittadini con bisogni complessi, spesso fragili, quali gli anziani, si diano risposte complesse e integrate sin dall'inizio e non frammentate secondo logiche a silos e di servizi successivi.